Ciao a tutti ragazzi, bentornati, io sono la Fra e questo video sarà dedicato alle analogie e le differenze presenti tra il personaggio di Solid Snake e quello di Big Boss. Come al solito vi ricordo che il contenuto di questo video sarà frutto della mia interpretazione personale degli eventi della saga, quindi commenti e discussioni sono ben accetti. Solid Snake e Big Boss sono i due protagonisti indiscussi della saga di Metal Gear. Entrambi amatissimi, sono due personaggi giocabili all'interno dei capitoli. Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 4 sono incentrati infatti sulla figura di Solid Snake e la sua storyline, mentre Metal Gear Solid 3, Peace Walker e The Phantom Pain sono incentrati su quella di Big Boss. Ovviamente in tutto questo video non terrò conto dell'altro personaggio giocabile, cioè Raiden, al quale dedicherò un video a parte. Spesso, a causa della loro somiglianza, questi due personaggi vengono confusi da chi si è appena avvicinato alla saga oppure non la conosce, suscitando le ire degli appassionati. Chi ama la saga sa infatti che nonostante siano del tutto identici perché uno clone dell'altro, i due personaggi sono molto distinti, se non addirittura opposti, e la loro comparazione spesso causa accesi dibattiti sulle community. Ciò che mi è capitato spesso di leggere sui social è come chi ha una preferenza per Solid Snake, e quindi il primo protagonista di Metal Gear, tenda a sottovalutare la natura dell'evoluzione che Big Boss subirà all'interno dei vari capitoli. Al contrario, chi preferisce John come personaggio tende a considerare Solid come un personaggio più piatto, meno caratterizzato emotivamente. Quello che io penso è che entrambi i personaggi siano sviluppati in ugual modo e che la preferenza dipenda esclusivamente dalle esperienze personali e dai gusti dei giocatori. Questo video nasce quindi dalla comparazione di questi due personaggi e dalle loro personalità che sono molto distinte e cercare di capire che cosa li ha portati su due sentieri così diversi. Proprio per questa loro differenza di personalità può risultare molto sorprendente quanto le loro storyline siano in realtà molto simili. Solid Snake è stato il personaggio che ha accompagnato molti di noi durante l'infanzia e la crescita, il primo in cui abbiamo da piccoli riposto la nostra ammirazione. Con Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Kojima ha voluto rischiare cambiando di nuovo il protagonista del gioco. A differenza di ciò che avvenne con Raiden, però, Big Boss si conquistò il cuore di moltissimi giocatori grazie soprattutto al suo carisma e alla sua storyline travagliata. Tutto questo sicuramente avvenne anche grazie alla sua ovvia somiglianza estetica con Solid Snake e il mantenimento dello stesso doppiatore, elementi che consentirono ai giocatori di non ritrovarsi di fronte ad un personaggio completamente sconosciuto. Per comprenderne le differenze bisogna sempre tenere presente come queste due figure siano state concepite alla loro nascita. I primi capitoli usciti per MSX dipingevano infatti Big Boss come un vero e proprio villain, nonostante già all'epoca avesse una sua ideologia abbastanza delineata, mentre Solid è stato pensato senza dubbio come un classico eroe. La storyline di Metal Gear ci insegnerà come bene e male sono due concetti che tendono a convergere, ma nonostante lo sviluppo dei personaggi conferirà maggiore profondità e introspezione ad entrambi, l'idea di base rimarrà invariata. Questo li renderà due personaggi praticamente opposti. Grazie a Solid, il giocatore ha avuto la possibilità di vestire i panni del vero eroe e portare la responsabilità di salvare il mondo. Con Big Boss, invece, specialmente nel capitolo Peace Walker, avrà la possibilità di assistere all'ascesa di un villain e comprendere così la relatività del giusto e sbagliato. Spesso per questo, e anche con l'aiuto di una grande immedesimazione da parte del giocatore, si tende a fraintenderlo o cercare di giustificare le sue azioni. Back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. La similitudine più evidente fra i due personaggi riguarda sicuramente le loro storyline. In particolare il fatto che entrambi dovranno affrontare ed uccidere il proprio mentore. L'analogia però non si ferma qui. Come sappiamo, tutti e due con il tempo decideranno inoltre di rifiutare completamente il messaggio ricevuto. La motivazione per cui il rifiuto avverrà, in entrambi i casi, sarà il timore di avere la stessa sorte toccata al mentore. Dopo questo primo sconforto, entrambi, ancora addolorati e in conflitto con se stessi, si allontaneranno dalla loro nazione e inizieranno ad agire indipendentemente. Big Boss prenderà volontariamente questa decisione, considerandosi tradito dal suo stato, mentre Solid Snake sarà costretto, dopo gli eventi di Shadow Moses, a iniziare ad agire indipendentemente a causa della sua reputazione da terrorista. La diversità del modo in cui agiranno dipende soprattutto dalla loro differenza di personalità.
Solid Snake, infatti, ha un temperamento molto più risoluto e fermo rispetto al padre. Lo vedremo spesso affrontare momenti difficili e persino la morte di persone a lui vicine, mantenendo i nervi saldi e rimanendo lucido e pianificatore. Questo non accade invece a Big Boss, che in più di un'occasione dimostrerà non solo di non avere i nervi saldi, ma di lasciarsi persino travolgere completamente dal panico. La conseguenza di questa differenza di temperamento li porterà quindi su due strade molto diverse. La loro diversità viene enfatizzata anche in altri aspetti. Per esempio, Solid non crede al sovrannaturale e tende sempre ad analizzare la situazione che gli si pongono davanti in modo razionale e lucido. Di conseguenza, affermerà più volte di non credere nel destino o nel karma. Big Boss, invece, manterrà sempre quel lato fanciullesco della sua personalità che ci è stato presentato in Metal Gear Solid 3 e avrà un rapporto con il sovrannaturale alquanto particolare, probabilmente anche influenzato dalle sue esperienze in Metal Gear Solid 3. In Peace Walker ci viene rivelato infatti che non solo teme i vampiri, ma crede anche nell'esistenza di Babbo Natale. Nonostante entrambi i personaggi siano dotati di un grandissimo carisma, che li rende ammirevoli e dei potenziali leader, Solid manterrà per tutta la vita una natura solitaria. Anche quando fonderà Philanthropy, non si circonderà mai di un grande numero di seguaci e lavorerà in singolo o con il supporto del suo fidato amico Otacon. Big Boss, invece, ha tutte le qualità per essere definito un vero e proprio leader, un'icona. In Peace Walker, l'immagine di John, disegnata da Ashley Wood, è infatti ispirata a quella di Che Guevara. La creazione degli MSF e successivamente di Outer Heaven, che sono delle vere e proprie comunità, enfatizza ancora di più la sua predisposizione alla vita militare e gerarchica. È quasi esagerata nella saga il modo in cui chiunque incontri Big Boss nella sua vita ne rimanga ammaliato e subisca l'effetto del suo charme. Solid, al contrario, mostrerà, soprattutto avanzando con l'età, un lato della sua personalità più burbero e sfacciato, che tenderà ad isolarlo ulteriormente. I've never been interested in other people's lives. Ciò che sento spesso affermare è come Big Boss sia considerato più umano ed emotivo rispetto a Solid Snake. Questo può essere corretto se si mettono a confronto i capitoli Metal Gear Solid 1 e Snake Eater. In quest'ultimo capitolo, infatti, Naked Snake è ancora giovanissimo e i suoi atteggiamenti e le sue reazioni sono caratterizzati da emozioni genuine, quasi ingenue, e i rapporti che stabilirà con The Boss e altri personaggi principali di natura quasi fanciullesca. Solid Snake, invece, nel 2005 era già un soldato fatto e finito, che certo non mostrava questo tipo di personalità e si presentava invece per Otacon e Meryl come un inarrivabile eroe. Ciò che mi stupisce è che spesso venga addirittura messa in discussione l'umanità di David e che questo avvenga a causa delle sue origini. Se infatti si tiene in considerazione due personaggi nel loro complesso, secondo la mia interpretazione, paradossalmente Solid Snake è quello che tra i due può essere definito più umano. Per esempio, David ha un modo di relazionarsi con gli altri personaggi che lo rende più in grado di empatizzare e creare legami più duraturi e profondi, che escludono anche completamente la sfera militare. Solid, nonostante Raiden lo ammirerà per le sue capacità di soldato, verrà considerato anche un vero e proprio modello ed amico dopo gli eventi di Metal Gear Solid 2. Lo stesso Otacon svilupperà con David un rapporto di amicizia così profondo e duraturo da rimanere saldo fino alla fine dei suoi giorni. Questo genere di rapporti sono del tutto sconosciuti a Big Boss. Come sappiamo, anche lui avrà delle figure che gli rimarranno vicino molto a lungo, ma che saranno, nella maggior parte dei casi, relazioni unilaterali. John, inoltre, stabilirà sì dei legami con moltissimi personaggi della saga, ma le sue azioni saranno sempre legate a una sfera militare e i suoi amici solo ed esclusivamente commilitoni. Dopo la morte di The Boss, l'unica persona con cui effettivamente è possibile affermare con certezza che John avesse instaurato un legame forte, Big Boss sarà per lo più caratterizzato dall'apatia e la solitudine. Tutto questo rende Big Boss molto più vicino ad un'icona da idolatrare piuttosto che un uomo in cui riporre la propria fiducia. Gli aspetti che differenziano Solid da Big Boss non finiscono qui. David mostra per esempio interesse per le belle donne in più occasioni e ha un senso dell'ironia e della sfacciataggine che lo rendono in un certo senso più caratterizzato emotivamente di John ed interessato anche ad elementi completamente strani alla battaglia. Non dimentichiamo, per esempio, che nel periodo successivo agli eventi di Zanzibar Land, Solid svolgerà persino una professione. Un punto su cui vorrei soffermarmi è la malattia di Solid.
L'invecchiamento precoce, infatti, gli causerà non solo un cambiamento nell'aspetto, ma anche un'importante evoluzione emotiva. I primi acciacchi, le energie che iniziano a venire meno e la scontrosità ci vogliono mostrare la discesa di un eroe che non ha più le forze di un tempo. Tutto questo si contrappone invece all'invincibilità di Big Boss. La sua immagine è dipinta quasi in modo surreale e se si esclude pochi momenti in Peace Walker non cala mai di epicità. Persino in Metal Gear Solid V The Phantom Pain, dopo ben 9 anni di coma, John non mostrerà la minima debolezza, il minimo segno di sconforto o di cedimento. Queste sono scelte di character design create appositamente per renderlo un'icona, ma se messe in relazione al suo background riescono comunque a creare un personaggio interessante e molto sfaccettato. Ciò che sottolinea ancora di più l'idea di base che accompagna i due personaggi, e cioè il contrasto tra villain ed eroe, è senza dubbio il loro rapporto con la guerra. Solid Snake è spesso considerato colui che vive esclusivamente per la missione, disposto a tutto pur di portarla a termine. In realtà sarà proprio lui a provare più volte a cercare di smettere di combattere. Ma a causa degli eventi, il suo senso di responsabilità verso la missione non avrà la possibilità di intraprendere quella strada. Big Boss, invece, nonostante avrebbe potuto cambiare vita in qualsiasi momento, non tenterà mai di allontanarsi dalla battaglia e anzi andrà a ricercarla sempre più. Il primo impiegherà così la sua esistenza al tentativo di salvare il mondo grazie alle sue capacità di soldato. Il secondo invece farà esattamente l'opposto, ovvero si libererà dal peso della responsabilità della missione e vivrà esclusivamente per la battaglia fino al giorno della sua morte. Per Solid, la guerra sarà una costrizione, una terribile realtà in cui i soldati dovranno destreggiarsi a scapito delle persone. Per Big Boss, la guerra invece sarà uno stato da ricercare, naturale e nobilitante. È proprio qui che sta la base della differenza che esiste nelle loro ideologie e che li porterà alla fondazione, uno di Outer Heaven e l'altro di Filantropi. Penso che per riassumere i due personaggi e capirne davvero la differenza, basti ascoltare attentamente i discorsi che terranno uno a Raiden e l'altro a Venom Snake, alla fine rispettivamente di Metal Gear Solid 2 e The Phantom Pain. I due monologhi esprimono al meglio l'idea che ognuno di loro ha della vita e del titolo di Snake, tematica che andrò in futuro ad approfondire. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. From here on out, you're Big Boss. In conclusione, quello che possiamo affermare è che i due personaggi rappresentano due facce della stessa medaglia, quindi due evoluzioni di quella che alla fine era la stessa storia. E questo è enfatizzato ancora di più se teniamo presente la loro natura di cloni. Nonostante Solid Snake sia a tutti gli effetti l'eroe perfetto, quindi il protagonista perfetto, trovo del tutto normale il fatto che il lato della personalità di Big Boss, che è lo stesso che lo rende anche rispetto a Solid più debole, sia anche quello che affascina maggiormente il giocatore. Come succede spesso in varie opere, infatti, i personaggi costruiti per essere veri e propri paladini tendono ad affascinare meno rispetto a quelli più travagliati, magari i personaggi più dannati, come in questo caso Big Boss. Se proprio dobbiamo fare un paragone, è un po' quello che succede all'interno della saga cinematografica di Star Wars quando si comparano Luke Skywalker e suo padre Anakin. Questo era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto e spero di non aver influenzato troppo la mia analisi in base alla mia preferenza personale che ho cercato di escludere completamente. Mi piacerebbe se nei commenti mi scriveste qual è il vostro Snake preferito, ma soprattutto il perché. E infine vorrei ringraziarvi tutti perché recentemente ho raggiunto 200 iscritti ed è una tappa sul mio canale che sinceramente non mi sarei mai aspettata e di cui sono molto fiera. Grazie a tutti ancora e alla prossima!